Sì, sono molto felice per aver raggiunto questo obiettivo, questo traguardo, anche se ovviamente lo considero solo come un punto di partenza, lo posso considerare un punto d'arrivo per quella parte di me, no? Dentro, se penso da me bambino, no? Da ragazzino che sognava di giocare a calcio in nazionale, quello sicuramente è un punto d'arrivo per i sacrifici fatti, no? È qualcosa che ti ripaga un po' tutti i sacrifici, il percorso che ho fatto, quindi sono molto felice, però ovviamente ad oggi lo considero un punto di partenza da cui ripartire e lavorare sempre di più senza porsi obiettivi per crescere sempre di più. Pierluigi, ma quando ti ha detto ok, tocca a te, entri? No, è stata una grande emozione, sinceramente non me l'aspettavo, però ci speravo, perché comunque mancavano 5-6 minuti alla fine della partita e c'erano già altre persone a scaldarsi, quindi ho detto non mi farà più entrare. Quando ho visto che eravamo 3-0 durante il corso del secondo tempo ci ho pensato, sinceramente ho detto sai che bello, se mi mette dentro speriamo. Poi quando me l'ha detto sono andato subito a scaldarmi, poi mi sono mosso 1-2 minuti, poi mi sono preparato subito, che ho detto appena mi chiamo di essere pronto, quindi non vedevo l'ora. Ma che 2019 è stato per Pierluigi Gollini? È stato sicuramente un anno fantastico, molto importante per me. Spero che ricorderò per sempre, per tutta la mia carriera, quest'anno come l'anno della svolta, no? Sicuramente è stato un anno in cui sono cresciuto molto, ho fatto grandi esperienze, ho acquisito una consapevolezza di me, diciamo, fondamentale, no? Anche se non ho mai dubitato in me stesso e delle mie qualità, però ovviamente poi i fatti bisogna farli sul campo e quindi sono molto felice di come sono andate le cose quest'anno e quindi speriamo che l'anno prossimo sia un anno altrettanto bello e positivo. Pierluigi, adesso tu hai già parlato di quello che potrà essere, però ci fermiamo al presente. Ci sono due partite importantissime, Juventus prima in Serie A e poi Dinamo Zagabria per quello che riguarda la Champions League. Sì, beh, sappiamo che adesso iniziamo a entrare in un momento della stagione in cui, soprattutto in Champions, le due partite che abbiamo saranno decisive e quindi sappiamo quello che il peso, l'importanza, la bellezza di quello che ci stiamo andando a giocare. Contro la Juve sarà una partita tosta, non c'è bisogno di presentazioni o di descriverla, sappiamo quanto sia importante per tutti noi, per i nostri tifosi, e quindi speriamo di fare una grande partita e di regalare una bella gioia ai nostri tifosi in casa.